Sta per alzarsi il sipario sull'ottava edizione del grande spettacolo dell'acqua organizzato dalla Fondazione Insieme Per. È tutto pronto sul lago di San Pietro, incantevole oasi naturale a Monteverde, piccolo borgo in provincia di Avellino, che dal prossimo 27 luglio fino al 25 agosto, tutte le sere, sarà il palcoscenico di un meraviglioso spettacolo di luci, colori, archi musicali e fontane d'acqua. Quest'anno c'è un progetto integrato territoriale che riguarda anche altri 3 comuni limitrofi a Monteverde, che credo nel prossimo anno riserveranno belle sorprese. Mettere in rete queste eccellenze spettacolari che ci sono, penso alla Gran Cia, alla Città dell'Utopia, allo spettacolo dell'acqua, ma anche a tutto il patrimonio culturale e archeologico che c'è nel nord della Basilicata, che è una zona un po' penalizzata dal punto di vista turistico, dove c'è poco investimento. Lo spettacolo, fatto da attori e ballerini professionisti con le voci narranti di Elena Sofia Ricci e Leo Gullotta, narra la vita di San Gerardo Maiella, il santo del popolo, che senza indugio mise la propria fede a servizio degli umili e degli ultimi. Lo spettacolo ha lo scopo benefico. Fino ad ora gli incassi realizzati sono serviti a finanziare diversi progetti in Italia e nel mondo. La realtà del grande spettacolo dell'acqua è ormai ben consolidata. L'impegno degli organizzatori è grande, così come quello dei tanti volontari che ogni anno danno una mano affinché tutto funzioni alla perfezione. A questo grande sforzo messo in campo dalla Fondazione Insieme Per, il pubblico risponde sempre con grande partecipazione. Dal 2006 ad oggi ci sono state 228 repliche dello spettacolo, con punti di 3.000 spettatori a sera, per un totale di 194.000 presenze. Anche quest'anno siamo certi saranno in tanti a recarsi a Monteverde per assistere a questo straordinario spettacolo. Per ora ci sono già 30.000 prenotazioni e lo spettacolo non è ancora cominciato.